prossima, domenica prossima, l'8 giugno in Portogallo, Emma Quaglia, ora squadre in Coppa Europa in Maratona Zurigo 2014, quindicesima ai mondiali di corsa in montagna l'anno scorso. Tra l'altro mi sono dimenticato prima, campionessa italiana in carica di trail, vinto alla Salomon Running, quindi anche campionessa italiana di trail, tre titoli italiani nei 3000 siepi. E domenica maglia azzurra in Portogallo nell'ultra trail a 44 km. Emma, la tua Genova non potevi mancare. No, sicuramente sono molto felice di essere qui e che Genova ospiti i campionati italiani master di 10.000. Avrei voluto correre, ma un sussulto di responsabilità mi ha fatto desistere, perché ho 38 anni, non sono perfetta fisicamente come nessuno che corre, e avevo paura di tirare troppo la corda. Se faccio i campionati italiani voglio dare il massimo e onorare sia la gara che la mia città, quindi ho preferito stare brava, un po' mi dispiace, mi guardo, faccio il tifo e tengo le energie per sabato prossimo, che ne avrò gran bisogno. Sei una ragazzina e porta in alto il colore della maglia azzurra domenica in Portogallo nella gara di Ultra Trail. Abbiamo un altro ospite di eccezione, alcuni l'hanno già visto, alcuni lo conoscono, alcuni sanno chi è, alcuni già, l'hanno già salutato. Io prima di dirvi chi è, lo voglio presentare così. È una cosa fantastica, è incredibile. È una corsa fantastica, è incredibile, la presenza di tre azzurri in questa finale, che se un momento sembra debbano vedersela soltanto con il portoghese Castro, attacca meglio ai 300 metri, risponde Cova, partenza lunga, ancora Antipo nella condizione di tentare di riagganciarsi ai primi, May, Cova, Antipo, è tutto uno sfolgorio di azzurro. May e Cova, una lotta fratricida ma entusiasmante ai 100 metri, ancora May, Cova e Antipo, Cova un cedimento improvviso e May che trionfa, pone fino a dominio di May, ma è un altro azzurro, Stefano May, fantastico, May, Cova e Antipo, una tripletta sensazionale mai avvenuta. Allora, ho voluto presentarmelo così, ma voglio un applauso anche di Genova. Erano gli europei 86 a Stoccarda. Primo May, secondo Cova, terzo Antipo. May, grandi emozioni, perché anche oggi Genova merita questo. Ma sì, mi ha fatto sentire una cosa che di solito vedo, e credo che quelli che sono qui a correre oggi ci fossero già tutti, oppure pochi erano e non erano ancora nati, quindi magari qualcuno se lo ricorda. No, passato piacevole da ricordare, via ovvio, però oggi siamo qui perché in una location straordinaria, con una giornata che devo dire che ha avuto molta clemenza, forse anche troppa, forse un po' troppo caldo perché non ci ha abituato ancora al tempo ad essere così caldo, e direi che è la gara ideale, 10 km, mi spiace solo non poterla fare perché io anche provandoci non riesco più a muovermi più di mezz'ora, però io vedo che c'è una grandissima partecipazione di questi atleti un po' più adulti, mi piace chiamarli senza dare titoli, e che secondo me meriterebbero un trattamento un pochino differente, perché oggettivamente ad oggi è la vera linfa vitale dell'atletica italiana, è inutile discuterlo questo, perché con le loro risorse, con le risorse che la federazione trae dagli atleti adulti appunto, e si riesce a fare anche attività di vertice e attività giovanile. Questo è il mio auspicio, cioè che capiscano gli adulti che fanno atletica, che fanno sport, che devono essere un po' i padrini, diciamo così, dell'attività giovanile. Questo vorrei che capitasse. Oggi mi sembra che però lo spirito sia quello, in amicizia e in sportività, poi chiaramente c'è sempre uno che arriva davanti, buon per lui. Stefano, cosa dire? A me ha regalato emozioni sentire quel Mondiale 86, anche se già c'era già, ma sentire quegli ultimi metri dove allora nell'atletica c'erano grandi nomi e oggi, come hai detto tu, si fa fatica a trovare grandi nomi nell'atletica italiana, e ringraziamo il Movimento Master, perché come hai detto tu è il Movimento Master quello che sostiene anche le altre attività.
Quindi oggi è una giornata che assegnerà tante maglie italiane, l'abbiamo detto prima, non contano sicuramente come l'oro europeo che hai vinto tu, come le Olimpiadi di Los Angeles e di Seul a cui hai partecipato, due settimi posti alle Olimpiadi, non dimentichiamoci, per Stefano Meyer nei 10.000 metri e 5.000 metri, se non ricordo male, hai fatto anche un argento e un bronzo agli europei, quindi grande prestazioni di Stefano Meyer, che oggi chiaramente si impegna anche per far sì che l'atletica italiana torni ai grandi vertici. Sì, ci si prova in tutti i modi. Comunque volevo dire una cosa, primo, secondo, terzo, il problema grosso del bello dell'atletica è che anche quello che arriva ultimo fa fatica come il primo, quindi buon lavoro ragazzi, in bocca al lupo, buona gara. L'importante è esserci. Grazie Stefano, e noi siamo pronti con la partenza. Che quindi essendo stata una quattrocentista tra l'altro di